professore Diego Fusaro, oggi è una giornata importante questa qua di Napoli, però ci sta una divisione nelle divisioni in un'Italia veramente allo sfascio. Negazionisti e collaborazionisti, lei dove si colloca? Ma io non sono né un negazionista né un collaborazionista, potremmo dire che in medio stat virtus, in media stat virus invece potremmo dire, quindi molta parte della narrazione mediatica a mio giudizio è totalmente falsa in maniera non innocente, perché non si può contrapporre come invece avviene secondo queste categorie grossolane di negazionismo, collaborazionismo. Ci saranno anche alcuni stolti che negano l'esistenza del virus, ma il punto non è quello, il punto è l'uso politico che viene fatto del virus, e ovviamente l'uso politico che viene fatto del virus è un uso autoritario verticistico, dico io, cioè stiamo assistendo non tanto a un grande reset come dicono alcuni, ma a una riplasmazione autoritaria dei rapporti di forza di un capitalismo che cominciava a perdere parte del suo consenso e che adesso con questa strambata autoritaria favorita dal virus può governare nell'emergenza e in nome della società basata sul distanziamento sociale evitare le assemblee pubbliche, l'assembramento come viene chiamato, i luoghi di pubblico incontro, può dare una svolta autoritaria, questo sta avvenendo. Pompeo è venuto in Italia e sicuramente cambierà qualcosa dal suo punto di vista, oppure Conte andrà avanti per la sua strada? Ma Conte, forse non tutti ricordano che quando si passò dal governo giallo-verde a quello giallo-fucsia l'estate scorsa, Conte fece ampio riferimento al posizionamento atlantista dell'Italia e quindi in qualche modo, e ci fu subito anche il cinguettio di Donald Trump in cui lo sosteneva, quindi direi che non hanno da preoccuparsi gli Stati Uniti, l'Italia è una colonia senza dignità e continuerà a mantenere questo posizionamento, quindi Pompeo è venuto con il piglio del dominatore neocoloniale e come tale è stato accolto e celebrato da un governo, quello giallo-fucsia, che è un governo totalmente prono ai desiderata di Washington, ma lo stesso vale per le opposizioni, intendiamoci, è anzi una gara a chi è più asservito a Washington. Bella e tagliente questa risposta, però una cosa dico, e la Cina? Perché c'è un accordo, no? Bilaterale Italia-Cina? Io sostengo già da tempo che quell'accordo del marzo 2019, detto della Via della Seta, costò molto caro all'Italia. Intanto ci fu subito la rampognata quasi in diretta di Pompeo che minacciò l'Italia, e non è un rapporto inter pares quello in cui uno Stato minaccia un altro Stato, è un rapporto di subalternità. E poi l'Italia, non dimentichiamo, fu subito il paese più colpito dal coronavirus. Un osservatore che scriveva su The Guardian, mi pare di ricordare, ebbe a rilevare che il virus si muoveva lungo l'asse della Via della Seta, colpendo ovviamente la Cina in primis, poi l'Iran e poi l'Italia ovviamente, e quindi, come dire, l'Italia ha già pagato abbastanza, possiamo dire, per le sue aperture alla Cina. È chiaro che quelli che dicono che per paura del dominatore cinese meglio stare sotto l'ombrello statunitense sragionano e sono nelle condizioni di chi per paura di un eventuale padrone a venire accettasse con gaudio il padrone che lo tiene in catene al presente. Professore Giulio Taro, siamo davanti alla Waterloo dei tamponi. Ma si è sempre detto che il tampone non serviva a essere un mezzo diagnostico, l'ha detto chi l'ha scoperto, il professore Mullis ha sempre sostenuto questo. Una domanda politica le voglio fare, come ha accolto la riconferma di Vincenzo De Luca al capo della Regione Campania? Ma io presumo praticamente che da Seneca Nerone era il sistema di governare, intimorire la gente. Purtroppo anche recentemente con il nazismo è stata la stessa cosa, per cui non mi meraviglio questi sistemi, per così dire, di governare, che ovviamente non solo non sono affidabili ma devono essere combattuti dai Vespri siciliani della Rivoluzione Francese. Noi come testata giornalistica seguiamo da lei da sempre, seguiamo anche Bacco, non so, che la saluta tra le altre, sì, è un suo allievo, le manda i saluti, io l'ho sentito pochi giorni fa. Questo virus non è stato manco ancora isolato, come faranno a fare un vaccino? Ecco, io su questo ho qualche, diciamo, idea mia personale, perché io non faccio altro che seguire pedissequamente da quanto hanno dichiarato i cinesi il 31 dicembre scorso, che
due settimane dopo in Australia veniva identificato il virus coltivato in colture di tessuto e fotografato al microscopio elettronico. Quindi tutto sommato il virus esiste, è un coronavirus, niente di particolare, è un po', diciamo, peggiore dei normali coronavirus che ci portano il raffreddore, però è senz'altro molto più mite della prima SARS e soprattutto della seconda SARS, quella del Medio Oriente. Allora, siccome abbiamo a che fare con questo tipo di virus, è importante sapere che nel 2003, alla fine della SARS, quei soggetti che hanno avuto la SARS, non si tratta ovviamente in Italia, che non c'è stato un solo caso, uno c'era e l'abbiamo, diciamo, definito che non lo fosse, hanno la risposta immunitaria e riguardo al Covid-19, perciò sono protetti, però l'immunità cellulare è quella immunità cellulare della famiglia del beta coronavirus che sta proteggendo tutto il continente africano. Perché non ci sono questi picchi epidemiologici? Ma perché c'è un'endemia soltanto dei focolai? Perché la metà della popolazione è protetta proprio dalle zoonosi col beta coronavirus. Ce ne sono 50 nel pipistrello dell'intestino, del pipistrello della Cina meridionale e occidentale. Quindi qual è il problema? Ultima domanda, poi la lascio ai suoi lavori importantissimi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sotto inchiesta, una denuncia lanciata dalla società scientifica belga. Cosa ne pensa? Ma io presumo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe fare ovviamente quello che è il suo ruolo, ed è importante perché se è un ruolo fatto bene chiaramente serve per tutti gli altri da seguire questo regolamento. Purtroppo anche là, diciamo, a cominciare in sede apicale c'è molto da stigmatizzare e quindi eventualmente ci sono anche, diciamo, dei punti deboli. D'altra parte io seguo quello che si occupa di scienze come la dottoressa Maria Kerkova e sicuramente quella che dice molte cose importanti come la rarità per un asintomatico di poter essere contagioso. Coronavirus, e concludiamo, è un virus che esiste in Italia già dal 2005, ne abbiamo parlato in altre occasioni. Quando finirà questo allarme dal suo punto di vista? Ma io presumo che perlomeno sappiamo che questo coronavirus può essere, diciamo, combattuto, può essere sconfitto, e per cui abbiamo un approccio per la malattia, per così dire, minore, mite, e anche quando diventa critica abbiamo anche altri farmaci, anche alla fine abbiamo sempre il famoso vaccino temporaneo legato agli anticorpi dei soggetti guariti. Questo è uno dei primi incontri più politici, anche se abbiamo voluto dare una declinazione tecnico-politica, perché approfondiremo il tema scientifica, anche perché approfondiremo il tema di questa dittatura sanitaria, tra virgolette, perché come diceva Marx, la storia si ripete sempre due volte, una volta come commedia, una volta come farsa e una volta come tragedia. Probabilmente vivremo una tragedia. La farsa l'abbiamo vissuta tutti, no? La questione della batteria di fuoco, la potenza di fuoco, noi non lavoriamo con il favore delle tenebre e abbiamo visto i primi risultati. Adesso si parla che questo stato di emergenza possa venire prorogato fino a gennaio, addirittura dell'anno prossimo. Io mi chiedo come andranno avanti le tante famiglie di piccole attività commerciali, imprenditori, lavoratori dipendenti che non sono garantiti da nessuno, dal posto pubblico. Quindi vogliamo dare un segnale forte, vogliamo anche dire a queste persone che noi siamo dalla loro parte e che attueremo delle azioni concrete per cercare di scardinare questa narrazione imperante e costante. Ripeto, voglio precisare che noi non siamo negazionisti, perché altrimenti il mainstream subito etichetta queste iniziative negazionisti della mascherina. Già l'abbiamo vissuto, il virus esiste, ma noi dobbiamo imparare a conviverci in maniera equilibrata, perché la via è sempre nell'equilibrio delle cose. Nessun eccesso, nessuna follia di massa, nessuna isteria collettiva. Sì, questo convegno lo dimostra, non solo. Da qui gettiamo le basi per concorrere e per partecipare in un modo nuovo e una veste nuova alle varie elezioni che ci saranno da qui nel prossimo 21.